Ciao a tutti! Oggi prepareremo il tortino di verdure. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 60 minuti. Gli ingredienti sono uova, olio, sale, aglio, melanzane, peperoni e zucchine, pangrattato, parmigiano e pecorino, basilica e prezzemolo, noce moscata, pepe nero e acqua. Diamo il via alla ricetta. Mettere nel boccale il pangrattato, il parmigiano e il pecorino, il basilico e il prezzemolo. Andiamo a tritare per 10 secondi a velocità 7. Il trito è pronto, trasferiamo in una ciotola e teniamo da parte. Senza lavare il boccale, uniamo l'olio e lo spicchio d'aglio. E andiamo a insaporire per 3 minuti. Minuti. 120 gradi, antiorario, velocità 1. Uniamo adesso le verdure. Chiudere e cuocere per 6 minuti. 120 gradi, antiorario, velocità soft. Togliere una parte delle verdure e tenere da parte. Proseguire la cottura adesso per altri 5 minuti. 120 gradi, antiorario, velocità soft. Unire adesso le uova, il sale, la noce moscata. Il trito messo da parte. Andiamo a tritare il tutto per 10 secondi a velocità 6. Il nostro composto adesso è pronto, andiamolo a mettere in alcuni pirottini imburrati. Dopo aver imburrato i pirottini, ho messo dei pezzetti di verdura messi da parte, che avevamo messi da parte. Adesso andiamo a mettere all'interno il composto. Senza lavare il boccale, andiamo a unire l'acqua. Chiudiamo con il coperchio. Mettiamo il varoma, il vassoio. Chiudiamo. E andiamo a cuocere per 25 minuti. Aroma, velocità 2.
I tortini sono pronti, lasciamoli raffreddare prima di sformarli. Tortini di verdure. Grazie e alla prossima ricetta!